Una foto in cappella la ritrae nel candore dei suoi giovani anni. Anna era una bambina cerebrolesa, scomparsa a 15 anni nel febbraio del 1995, ma a volte capita proprio quello che si legge nel Vangelo e che c'è scritto nella natura: se il chicco di grano muore, produce molto frutto. La morte della figlia Anna è un'esperienza decisiva per Danny e Mario Dupuis. È l'inizio di una storia in cui una famiglia capisce che il dolore e il limite non sono l'ultima parola sull'esistenza. Una storia che comincia nel 1996. L'album con i volti più significativi è appeso in cappella. C'è anche la foto di Don Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione, che per Mario Dupuis ha rappresentato un'amicizia fondamentale. Quella storia ha coinvolto nel tempo una rete di amici per realizzare un'opera che va ben oltre i confini della solidarietà. Si chiama Caedimar. Ha la consistenza di un complesso di piccole costruzioni che hanno trasformato una casa di campagna lungo via Due Palazzi, appena fuori Padova, tra lo stadio e il carcere, che si intravede anche attraverso la rete del campo da calcio. Allo spessore di un'associazione di volontariato, una fondazione, una cooperativa sociale che hanno generato attività di educazione, accoglienza, formazione scolastica e professionale, cominciate con un primo ragazzo incontrato per strada a un supermercato mentre chiedeva l'elemosina. Mario Dupuis cammina veloce lungo i corridoi, ci accompagna tra le stanze, le aule, i laboratori con gli occhi sorridenti di chi non ha dimenticato ma ha trasformato il dolore della perdita in speranza per altri, giovani che faticano più di altri a trovarsi un posto nella vita. Lui e i suoi numerosi collaboratori danno loro una mano per aiutarli a diventare persone speciali nel nome della piccola Anna, la cui presenza non c'è più ma si continua a sentire. Ci ha insegnato a guardare le persone per un valore infinito che hanno. Per cui ci è nata, lei ci ha educato a questa sensibilità di non fermarsi mai all'apparenza quando è davanti una persona, ma di andare più a fondo e di vedere la bellezza che ha dentro. La seconda ragione per cui è nata quest'opera è che è stata un'amicizia grande tra alcune famiglie, in particolare quella di Riccardo, che poi ha deciso di venire a vivere qui insieme alla mia famiglia, per fare una strada di comunione che allo stesso tempo fosse una possibilità di una casa per tutti, per altri. Questi altri, nella fattispecie, sono i ragazzi adolescenti, quelli a cui non daresti più nessuna chance perché le hanno bruciate tutte. Le palazzine del complesso di Caedimar non hanno un numero ma un nome: Casa Fraternità e Casa Anna. In fondo ci sono poi le aule dei corsi, la sala ristorante, il bar per le esercitazioni pratiche, il grande forno dove si impara a impastare e cuocere. Fanno ala le villette che ospitano tre famiglie: Mario e Daniela, Riccardo e Miki, Giampiero e Roberta, più figli e nipoti vari, più giovani e giovanissimi che qui hanno trovato casa e famiglia senza dimenticare la loro e la loro storia, come Mehdi, di origine marocchina, trevigiano di nascita e di residenza, nel suo recente passato una storia familiare difficile, nel suo futuro un sogno da chef, studia fuori ma vive qui. La maggior parte della mia strada l'ho fatta, adesso devo soltanto, diciamo, trovarmi un lavoro e continuare la mia vita qua. Mi aiuta molto perché comunque qua le cose sono come una famiglia normale, soltanto che qui, diciamo, lo senti di più. La mia vita me la immagino, insomma, una bella vita, insomma, una bella famiglia, e con il mio lavoro, comunque quello che sono, ho sempre sognato di fare, insomma, lavoro in cucina. Magari non chissà dove, però comunque che l'importante è che intanto esaudisco il fatto che sono in una cucina a lavorare, sono a posto, non devo dare niente a nessuno, nessuno mi deve dare niente. K
Bibliotheca Edimar è stata inaugurata nel 2001. 10 anni dopo non sappiamo bene come definirla. È un po' focolare per adolescenti che fanno fatica ad abitare a casa loro, è un po' scuola, è un po' bottega per altri ragazzi che puntano a imparare un mestiere, con insegnanti che in parte arrivano da fuori ma in parte abitano proprio qui. Ci decidiamo a definirla una scuola in una casa, anzi una scuola di vita, in una famiglia allargata come quella di Roberta e Giampiero Cupoletti, 2 figli e 6 bambini che vivono con loro. Io e mia moglie abbiamo deciso di venire qui perché a un certo punto della nostra vita abbiamo sentito il bisogno di fare, di vivere un qualcosa di vero per la nostra vita, un qualcosa che andasse a fondo del vero motivo che ci fa essere felici. Tante volte mi chiedo, quando ci sono magari dei momenti di confusione, di tensione, chi me lo fa fare continuare a vivere qui a Caedima. Però l'istante dopo che mi faccio questa domanda, la mia risposta è sicura e immediata. Non ci sarebbe un altro posto che sarei felice. Si chiama Edimar nel nome di un Meninos de Rua, un ragazzo di strada brasiliano di 16 anni che viveva in una delle squallide città satellite di Brasilia. A scuola incontra un insegnante che propone ai ragazzi un modo diverso di vivere e di trattarsi. Edimar cambia vita, ma il suo capobanda non approva e scarica la pistola sui suoi 16 anni. Qui in Via Due Palazzi Edimar continua a vivere, testimoniando che con un amico sincero a fianco, oltre il tunnel di una vita difficile, c'è la luce. A Caedimar in un decennio sono passati più di 1 migliaio di ragazzi. Sono loro la vera festa di questo decennio. Di molti sappiamo perché tornano a trovarci o tornano quando hanno ancora difficoltà, perché da Caedimar si va via a un certo punto, ma con noi loro sanno che ci sono sempre. I ragazzi, come tutte le persone, hanno un cuore, una libertà, un loro tempo, una libertà a volte usata bene e la libertà a volte usata male. Per cui noi siamo lì a seguire un po' la loro libertà. Buongiorno, prego, desidera. Avete una camera doppia libera? Un attimo, prego. Sì, ne abbiamo una. Per quanti notte volete prenotare? 2, questa è la prossima. Benissimo, a che nome? Rossi. Quanto viene la camera? 90 euro a notte, compresa la colazione. Ok, a stasera allora. Prego, arrivederla stasera. Accoglienza nelle 2 strutture residenziali, ma non solo, come si vede. Dal 2006 Caedimar è anche centro regionale per le difficoltà di apprendimento per studenti tra gli 8 e i 15 anni con disturbi di lettura, scrittura, calcolo. Ma da prima ancora Caedimar è scuola professionale che coniuga formazione e lavoro in rete con realtà del territorio. Scuola bottega di nome e di fatto. La scuola lavora su 2 settori, che sono: uno è quello per cuochi, i ragazzi che arrivano da noi fanno un corso a qualifica professionale ed escono con la qualifica di cuoco, di aiuto cuoco. L'altro settore è quello di panettiere, pasticcere, con una forte presenza anche all'interno del percorso formativo di alcune ore legate alla pizzeria, pizzeria in teglia e pizzeria classica. Qui principalmente si insegna un mestiere, nel senso che i ragazzi che arrivano da noi vengono da noi perché interessati a imparare un mestiere. È innegabile che i ragazzi che arrivano magari da percorsi in particolare scolastici molto complicati, molto complessi, per cui ripetute bocciature, e ormai arrivano demotivati rispetto alla scuola. E quindi noi dobbiamo partire da questo dato, che abbiamo dei ragazzi che non hanno una forte motivazione ad un percorso scolastico, ma se vengono qui, vengono qui per riacquistare una possibilità, che in un futuro gli sia data una possibilità di entrare nel mondo del lavoro, quindi recuperare un valore per sé, per poter entrare positivamente dentro la società. Sì,
Sono ragazzi che arrivano da noi per vari motivi, per un insuccesso in un'altra scuola e in particolare in riferimento a Alina e a Elena per una difficoltà legata alla lingua e quindi alla cultura che vengono a incontrare, che è diversa dalla loro. Sono arrivate con il desiderio di approfondire comunque la conoscenza di sé e il lavoro che potrebbero andare a fare. Così hanno incominciato il percorso di panificazione nella nostra scuola. Il rapporto con i ragazzi è sicuramente un rapporto interessantissimo, è una ricchezza perché man mano che stai con loro, man mano scopri sempre di più che sia noi adulti, sia noi professori, sia loro desideriamo la stessa cosa. Cioè desideriamo di essere contenti nella vita. E loro vengono qui con questa fortissima domanda, questa domanda di felicità. E la riacquistano proprio dentro l'imparare un mestiere, dentro il rapporto con i docenti. E in questo scambio tra persone avviene tutta l'avventura educativa. A CA Edimar lavorano una quarantina di persone, gli insegnanti non entrano per concorso. Per loro è una scelta di vita, come quella di Urbano Manfrin, ristoratore per tanti anni, che ora insegna a tempo pieno gestione sala e bar. Che cosa si impara e che cosa si insegna? Beh, credo fondamentalmente impariamo e insegniamo la vita. Cioè tutto quello che tutti i giorni incontriamo, tutti i giorni abbiamo di fronte. E quindi è, se vogliamo, un aiuto, un incoraggiamento a affrontare la vita da persone, da uomini. Il decennale è stato un anno di festa, di incontri importanti. Tra gli appuntamenti più significativi, quello con il cardinale Angelo Scola, da Patriarca di Venezia, in partenza per la diocesi di Milano, che ha definito CA Edimar una realtà di rapporti autentici. Un anno per rivedere 10 anni di storia, ma soprattutto per guardare al futuro. Se io penso al futuro di CA Edimar, penso innanzitutto non a un aumento di attività, di strutture, quelle non so se verranno, ma penso che sia alla possibilità di poter approfondire questa realtà viva di rapporti autentici. Tutto ciò che è nato qui a CA Edimar nasce proprio dal desiderio di tutte queste parti sociali, gli imprenditori, i panettieri, i ristoratori, le famiglie stesse, di lavorare insieme, di stare insieme, di condividere insieme un cammino che abbia come finalità proprio l'educazione e la crescita dei giovani. Senz'altro servono i soldi, ma servono anche persone che sono disponibili a fare questo mestiere, che è il più bel mestiere del mondo, che è quello dell'educatore, soprattutto dell'educatore quando hai davanti non qualcuno che immediatamente si lascia educare, ma qualcuno che invece semmai all'inizio ti rifiuta, qualcuno che si ribella alla tua presenza, ma che in cuor suo desidera al fondo di essere anche lui amato, educato, accolto. E la storia continua, storia di fatiche quotidiane per trasformare le ferite della vita in una ricchezza, proprio come ha insegnato anni fa ai suoi genitori una giovane quindicenne di nome Anna.